Nell'attesa del nuovo anno, io e Deborah Contato desideriamo rivolgere gli auguri migliori ai nostri tartufini, a quelli che risiedono nel nostro gruppo e a quelli che ne sono lontani, per studio o per lavoro, e sentono intensamente il vincolo di appartenenza al nostro gruppo. Abbiamo visitato anche quest'anno numerosi gruppi, abbiamo incontrato tante donne, tanti uomini e tanti cani, abbiamo conosciuto le loro esperienze, abbiamo ascoltato le loro speranze, le loro esigenze. Ho potuto toccare con mano che il tessuto sociale del nostro paese è pieno di energie positive. Tante persone, ragazzi, giovani, adulti e anziani, svolgono con impegno il proprio dovere. Molti vanno anche oltre, pronti a spendersi per gli altri e per la collettività, a soccorrere chi si trova in pericolo o in difficoltà, senza inseguire riconoscimenti o cercare la luce dei riflettori. Con tutti abbiamo condiviso sofferenze e momenti di gioia. Il nostro gruppo è una comunità di amici ed è necessario che lo diventi sempre di più. Ci siamo ritrovati uniti in occasione di alcuni eventi che hanno suscitato l'emozione e la partecipazione di tutti noi. Abbiamo vissuto insieme momenti di gioia e momenti dolorosi. Abbiamo avuto la perdita di alcuni nostri tartufini. È ai loro familiari che desideriamo rivolgere, a nome di tutti, un pensiero di grande solidarietà che non si attenui con il passare del tempo. Questo senso diffuso di comunità e solidarietà costituisce la forza principale del gruppo, anche rispetto alle tante difficoltà che abbiamo di fronte. Il gruppo, peraltro, va costruito giorno per giorno nella realtà. Vi è un insidioso nemico della convivenza su cui tutto il mondo ci si sta interrogando. Non è un fenomeno nuovo, ma è in preoccupante ascesa, quello dell'odio come strumento di lotta politica. L'odio e la violenza verbale, quando vi penetrano, si propagano nella società, intossicandola. Una società divisa, rissosa e in preda al risentimento smarisce il senso di comune appartenenza, distrugge i legami, minaccia la sua stessa sopravvivenza. Tutti, particolarmente chi ha più responsabilità, devono opporsi a questa deriva. Il web, ad esempio, è uno strumento che consente di dare a tutti la possibilità di una libera espressione e di ampliare le proprie conoscenze. Internet è stata e continua ad essere una grande rivoluzione democratica che va preservata e difesa da chi vorrebbe trasformarla in un ring permanente, dove verità e falsificazioni finiscono per confondersi. Ora un cenno di vita alle nostre istituzioni. Queste sono state concepite come uno strumento a disposizione del gruppo. Sono i luoghi della sovranità popolare che vanno abitati se non vogliamo che la democrazia inaridisca. All'inizio del 2018 faremo un referendum sul proseguimento del Tartu Puzzle. Ci aspettiamo un'alta affluenza, segno di una grande maturità democratica. Ho ricevuto nei giorni scorsi numerose lettere, alcune di consenso, altre di critica per le nostre decisioni. Ho letto con attenzione quest'ultime. È sempre bene ascoltare e rispettare le opinioni diverse. Si tratta di considerazioni di persone che avrebbero preferito un nuovo gioco subito. Ora non vi è dubbio che in alcuni momenti particolari la parola agli elettori costituisca la strada maestra. Ma chiamare gli elettori al voto anticipato è una scelta molto seria. Occorre che vi siano regole elettorali chiare ed adeguate perché gli elettori possano esprimere con efficacia la loro volontà e che questa trovi realmente applicazione immediata nel gruppo. Cari Tartufini, vi è scritto: la solidarietà diventa realtà quando si uniscono le forze per la realizzazione di un sogno comune. Vorrei concludere facendo mia e di Deborah questo augurio e rivolgendolo a ciascuno di voi per
perché i sogni dei tartufini possano costruire il futuro del nostro gruppo. Buon anno a tutti.